Ciao a tutti belli e brutti e piccola roba prima di cominciare, seguiteci sul secondo canale perché stiamo mettendo robe, stiamo caricando video, ne stiamo preparando tanti altri, soprattutto per rispondere anche a domande che ci chiedete più o meno di frequente sul canale, quindi prima che continuate a chiedercele ogni cazzo di volta che registriamo, andate lì e nei tempi più rapidi possibili troveremo tempo per rispondervi e per fare anche altri contenuti leggermente più studiati di quelli che portiamo qua, che sono la maggior parte gameplay e qualche volta roba un po' boh, ma sempre nel nostro stile, quindi ignoranza a palla, state tranquilli. E nulla, si comincia con il video. Bella gente! Ma sta zitto. Ok, scusa. Allora, dove eravamo? Siamo arrivati che sono andati persi i vecchi. Aspetta un attimo. Molto bene, siccome dicevo si sono persi i video. Aspetta un attimo. Quando sei vicino al lago, verso destra, dove c'è un alberello piccolo? Sì, ci sono le nuvole. Già. Esatto. Bello. No, nulla, abbiamo anche sistemato la squadra. Ah, cazzo, aspetta che devo andare a sistemarla. Nella squadra abbiamo... Oh, quindi non avevo ancora catturato... No. Ok, vabbè, niente. No, non ti ricordi che si era resettato? Giusto, è vero che si era... Siccome il gioco era crashato malissimo, ecco chi dovevo catturare. Eravamo a un percorso marittimo e il buon Bisharp ha fatto in modo che una volta arrivati su una spiaggetta tu non potessi rientrare in acqua. Il problema è che non avendo volo eravamo bloccati lì. E Bisharp è un pezzo di merda. Il cazzo al posto della testa. Scusa un attimo, questo che razza di root c'ha? Vabbè, niente, non voglio sapere. No, cosa? Che belle le nuvole sulla casa. Ostello della nonnina, dai sollievo alle tue stanche membra. Oh. Triangolare, cosa? Questo me l'ero dimenticato. Scusi, ma ho mangiato un chilo di limoni. Porto Forte Verde. Ah, sì, la mappa tutta... Ma sì, è Porto al Ghepoli in realtà. Oddio. Perché c'è coso che sta guardando il recinto? La boia come butta. Ultimamente sto passando proprio un bel periodo di mio poi sono in costante crescita. Porto per una bellissima sensazione, mi molto comodo come l'hotel, non me ne frega un cazzo. Ok, andiamo. PJ8 al 35, ma non si voleva al 35. Allora, se non erro... Ah, è vero questo pure. Perché il percorso dietro di noi è nero? Perché mi sto facendo questo? Oblio, madafaka. Ciao, sei arrivati di nuovo troppo tardi. Io Dread, il capo del Team Star, finalmente sono anche la sfera. E anche, ora posso anche dirvi qual è il mio... Grazie alle sfere blu, rossa e bianca, finalmente potrò usare a mio piacimento la potenza inaudita di Poké Leggendari. Kyogre, non si scrive così. Groudon era in forza. Domanda molto da 10 milioni di euro. Vai. Allora, se la sfera blu è quella per Kyogre, quella rossa è per Groudon, perché quella bianca è per Rayquaza che è verde? Qui c'è uno Snorlax che dovrebbe stare davanti alla grotta, però noi ci centriamo lo stesso perché sì, siamo nella cava invisibile, completamente visibile, però c'è una grande forza che mi impedisce di proseguire, quindi... Sì. Oh, santo Dio! Buon Dio. È uscito dal rosso fuoco distorto quello. No, anche questo qua è amico di Raichu di Lauria. Oh, questi nomi però sono magnifici. Bisharp è veramente uno scrittore coi fiocchi. Molto bene, siamo alla palestra con le otter, immagino. Aspetta. Oh no, questa è proprio difficile. No, come hai fatto a superarla? No. Ho fatto il test per vedere quanto fossi intelligente e solo il 10% delle persone può riuscirci. La medaglia Ago, tutti i Pokémon mi vedrò. Yeah, aerosalto. Aspetta. E visto che la mia palestra è volante,
Ti do la metti super efficace sul coleotto. Sei una testa. Tra l'altro ho pure sbagliato a formularla perché ho detto visto che la mia palestra è volante. Zitto. Va bene, esci da sta merda. Yeah. E io direi che per questo episodio ne abbiamo viste anche troppe. Vediamo alla prossima. C'è una prossima. Ciao. Ciao.